Benvenuti a tutti alla seconda serata di Crocevie di Sguardi, un percorso di documentari per conoscere e discutere le migrazioni. Allora, per chi non era presente alla prima serata, siamo insomma molto contenti di nuovo di vedervi così numerosi in sala. E vi ricordo che questa iniziativa è organizzata da FIRIC, un centro di ricerca sull'immigrazione, che ha sede a Torino, e in collaborazione con l'Associazione Antiloco, che è un'associazione di promozione culturale che si occupa in prevalenza di cinema. E l'iniziativa è sostenuta da tanti anni dalla Fondazione CRT, che ci permette insomma di riempire sempre queste e altre sale della città, quindi siamo grati a loro, e anche al Goethe Institute, che quest'anno è nostro partner in questa iniziativa e al quale saranno dedicate due serate, in particolare con un focus speciale sulla Germania come paese ospite. Ogni anno, da un po' di tempo, dedichiamo appunto un focus a paesi europei che stanno affrontando situazioni simili, per certi versi simili, per altri diverse rispetto all'Italia, e proprio con l'idea di costruire connessioni tematiche, connessioni anche sulle politiche di gestione dei flussi migratori e anche su come la società civile si costruisce per reagire sia in maniera positiva che negativa ai nuovi flussi migratori. Due parole sul programma di quest'anno. Abbiamo costruito appunto un programma che spazia in diverse parti del mondo, dell'Europa e del mondo, cercando di inquadrare la mobilità, non solo la mobilità che riguarda l'Italia e quindi i flussi in entrata, ma anche per esempio le mobilità che lasciano l'Italia. A questo proposito, la prossima settimana vi sarà un documentario Influx che racconta proprio della mobilità degli italiani, delle varie generazioni di italiani che sono andate a Londra in cerca di fortuna, di lavoro e di esperienze, e quindi sarà un'occasione molto interessante per confrontare anche modelli di mobilità diversa, e avremo tra l'altro ospite il regista. E ancora due parole su una collaborazione importante che è con il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, presso il quale organizziamo durante tutto la rassegna una serie di seminari di approfondimento con gli stessi ospiti che abbiamo nelle serate. E lo trovate nel programma, e il prossimo giovedì infatti avremo un team di ricercatori di Milano Bicocca che si sta occupando proprio dei temi della mobilità intraeuropea. E infine, sempre al campus, avremo un workshop internazionale in cui diverse realtà produttive, piccole realtà produttive ma con un forte impatto territoriale, verranno a raccontarci la loro esperienza. Avremo Cinemigrante dall'Argentina, un festival itinerante appunto che si occupa di migrazioni in Argentina. Avremo una realtà di Marsiglia, Film Flam, che racconterà come stanno trasformando i quartieri di Marsiglia attraverso il cinema e l'intervento sociale. Avremo il Piccolo Cinema di Torino, che è anche il nostro partner, e avremo Zalab, che è di Roma, e tra l'altro la casa produttrice di Andrea Seger, che probabilmente conoscete come regista di cinema, che racconterà, anche loro ci racconteranno la loro esperienza di cinema e intervento sociale. Con questo direi che appunto, la presentazione è chiusa. Trovate i programmi fuori. Per gli studenti che vengono dall'università, che vedo numerosi, vi ricordo di firmare e mettere anche il vostro numero di matricola, giusto per poter poi recuperare la vostra presenza. E a questo punto introduco la serata di la proiezione di questa sera. Abbiamo iniziato giovedì scorso con un documentario, per chi c'era, che raccontava un piccolo paese ai confini tra la Bulgaria e la Turchia, praticamente depopolato, nel quale i 40 abitanti si confrontano con un enigma: che fare delle famiglie siriane che attraversano il confine? Che fare, in che senso? Segnalarle alla polizia oppure aiutarle ad andare in altre parti in Europa, o ancora tentare di farle fermare in paese per ripopolare il paese e magari rivitalizzare l'economia locale. Per chi l'ha visto, poi sapete che l'esito è stato tragicomico. Comunque c'è stata una campagna elettorale che si è giocata sul fatto che i due contendenti,
uno voleva e l'altro era contrario, e comunque non si è nulla di fatto in quell'angolo d'Europa. Questa sera invece ci spostiamo in un angolo d'Europa più vicino a noi, cioè nel paese diciamo, cittadina di Riace, in Calabria, nel quale vedrete il racconto di questo documentario, ci racconta cosa è successo e del perché poi Riace è salito agli onori delle cronache. Molti avranno letto, ne avrete sentito parlare. Questo lavoro ci permette di andare un po' più a fondo, oltre appunto i titoli di giornale, di capire un po' più dall'interno le dinamiche che si sono costruite. E invito qua Simona Sordo, che è la nostra ospite di questa sera. Come sempre, appunto, le proiezioni sono introdotte e poi approfondite a seguire da degli ospiti. E in questo caso nel programma, a onor del vero, all'inizio c'era Cristina Molfetta, ma poi abbiamo segnalato che siamo stati molto contenti comunque di avere un'altra persona molto valida come Simona, che lavora da tanti anni nel coordinamento Non Solo Asilo, di cui è la sua fondazione, no? Insieme a Cristina ne fate parte, e che lavora per la cooperativa Orso, nella quale segue insomma tutti i progetti legati all'accoglienza, l'accoglienza diffusa, e anche sei stato membro dell'Associazione della Democrazia Locale Zadovici, un'esperienza molto importante legata in questo caso alla Bosnia. E niente, allora, qualche parola proprio per introdurre la visione e magari i nodi tematici che ti ha evocato, e questo era un po' quello che ti chiediamo in apertura. Buonasera a tutti, non racconto, anche perché il video lo introduce molto bene, lo sviluppa molto bene tutta l'esperienza di Riace. L'aspetto che sicuramente però conoscete e che lo caratterizza come esperienza di accoglienza è il fatto che si tratti di un'esperienza di, diciamo, accoglienza diffusa, nel senso sparsa, quindi che evita, come dire, di concentrare le persone e molte persone in grandi centri, partecipata, quindi con un concorso della società civile, delle persone, del territorio molto forte ed emancipante, ovvero dove c'è la costruzione di un sistema di accoglienza che vede le persone accolte e partecipi in qualche modo del sistema di accoglienza stesso. E l'altro aspetto che secondo me è interessante, come dire, il video sviluppa in modo molto acuto, è questa capacità del territorio, di questo territorio in qualche modo di ricostruirsi una storia, un'identità a cavallo di quello che è stato il suo passato e di quello che è il suo presente, quindi un modo in cui si è ridato una nuova identità alla luce della migrazione, che è un tema che interessa in realtà moltissimi territori. Se io penso alle esperienze che noi direttamente come coordinamento Non Solo Asilo da diversi anni abbiamo visto nei territori in cui siamo stati, in cui abbiamo provato a promuovere un'accoglienza simile, quindi un'accoglienza diffusa, abbiamo proprio notato come l'impatto della migrazione possa effettivamente accompagnarsi a tutta una serie di processi che riguardano tutto il tessuto del territorio. Direi che come introduzione, quindi il coordinamento fondamentalmente mette, ecco, solo due parole magari sul coordinamento, mette in rete una serie di realtà. Il coordinamento mette in rete una serie di realtà piemontesi che si occupano a partire dal 2009 di accoglienza e di fare advocacy rispetto ai temi legati all'asilo, quindi da tematiche legate a quale tipo di accoglienza è opportuno proporre, su come lavorare con i migranti forzati, fino a tematiche anche molto più, come dire, importanti come quelle, ma anche concrete come quelle della residenza, rispetto a cui il coordinamento si è molto battuto. L'esperienza del coordinamento, non so se la conoscete, parte dall'occupazione della clinica di Corso Peschiera nel 2009, quando quella clinica venne occupata da un numero consistente soprattutto di persone somale, e si creò attorno a quella realtà un movimento di realtà cittadine anche molto diverse tra di loro, insomma, dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'orientamento ideologico, che in linea molto con quello che vedrete rispetto a Riace, provò a proporre una soluzione alternativa durante lo sgombero alla nuova centralizzazione di un'accoglienza sul territorio torinese, quindi promosse un'accoglienza diffusa, per cui si iniziò un lavoro veramente di battere alle porte di diversi comuni dell'Alessandrino, del Cuneese, dell'Astigiano, del Torinese, del Biellese, per cercare di trovare contesti di accoglienza. E questa esperienza, che è partita nel 2009, a nostro avviso è stata, come dire, a distanza di anni, è stata feconda, ecco.
non dico risolutiva rispetto al tema dell'accoglienza, poi magari ne parleremo dopo se ci sarà interesse, però è stata feconda perché quello che abbiamo visto è stato che effettivamente si è in qualche modo talvolta costruita oppure si è risvegliata in alcuni territori una cultura dell'accoglienza. Dico risvegliata perché molti dei luoghi in cui siamo andati sono quelli anche che si erano già attivati durante l'accoglienza al termine della guerra dei Balcani, cioè dal 95 in avanti molti territori torinese, ma non soltanto del torinese, penso al cuneese, penso anche ad alcune zone di Ivrea, del biellese, avevano aperto le loro porte alle persone che arrivavano dalla guerra dei Balcani, e anche sull'onda di quell'attivismo che c'era stato nei territori è stato possibile ritornare in alcuni luoghi e riprendere quel tipo di filo con linguaggi completamente diversi, però è stato possibile. È stato possibile provare ad attivare delle risorse per partecipare a un processo di accoglienza che vedrete o conoscete direttamente, è particolarmente complesso e che non può essere gestito da soggetti singoli. E l'altro aspetto interessante è stato quello di andare, come dire, a bussare alle amministrazioni locali, quindi cioè, riportare un po' la questione della migrazione, oggi sempre più, come dire, attuale come tema, alla governance pubblica, cioè quindi a chiedere, come dire, alle amministrazioni locali se erano disponibili a lavorare anche col territorio per aprire questi spazi. Tema che mi sembra, come dire, che il documentario, come vedrete, porterà come oggetto molto forte e che, visto quello che è accaduto e accade tuttora rispetto alle accoglienze dei migranti forzati dal 2011, soprattutto 2014, mi sembra di grande attualità. Bene, grazie per la presentazione. Bene, invito Simona Sordo a venire qui e a caldo, appunto, dopo questo documentario che hai già visto, quindi hai rivisto, insomma, quel che spunto ancora, magari partendo da questa realtà proprio di Riace, qualcosa in più, insomma, su cosa ti ha evocato e su cosa, come la puoi collegare anche a altre esperienze che conosci. A me un aspetto che piace molto del documentario è questa capacità di normalizzare la migrazione, nel senso che è un momento in cui appunto la migrazione viene collegata alle emergenze, viene collegata a difficoltà, alla crisi, al crescere di tensioni sociali, qui invece quello che viene restituito, senza essere, come dire, bucolici, ecco, diciamo, però è una situazione normale, normale perché la gente vive nelle case, perché ha relazioni con le persone che vivono in quel contesto, e questo mi sembra un elemento importante, ecco, perché anche questo ricollegare in qualche modo l'immigrazione all'emigrazione di quei luoghi mi sembra un altro aspetto molto interessante, no? Che poi caratterizza tantissimi pezzi d'Italia, no? Questo ce lo siamo dimenticati, dal sud al nord e poi dal sud da altre parti d'Italia varie verso altri paesi europei o verso altre mete in tanti momenti della nostra storia. L'altro aspetto che mi sembra interessante è normalizzare, nel senso che i migranti sono visti qua come persone, no? Quindi che hanno delle relazioni, che hanno delle reazioni, no? A me colpisce moltissimo la scena, per esempio, dell'insegnamento dell'italiano, dove queste ragazzine si muovono come degli adolescenti, ecco, non sono diverse, credo, da molti adolescenti o da molti bambini, no? Che possiamo vedere nelle aule, nei contesti di animazione. E un altro aspetto che mi sembra bello è che dà anche uno spaccato di come oggi questa migrazione è una migrazione fatta di persone in movimento, quindi qualcuno si ferma, ma tanti se ne vanno, tanti vanno verso altre mete, hanno altre traiettorie, vanno a cercare altro, vanno a cercare lavoro, vanno a cercare relazioni, vanno a cercare familiari, vanno a cercare parenti, vanno a cercare comunità verso cui si sentono più vicini, vanno a cercare anche degli immaginari, non è detto, come dire, che questa sia anche la soluzione giusta per tutti, no? È un passaggio, molti in un luogo come Riace, come in tanti altri nostri comuni piccoli, stanno il tempo dell'accoglienza e poi se ne vanno perché vorrebbero invece andare in luoghi che offrono anche dal punto di vista culturale, relazionale, ma dell'immaginario loro di più, penso a quante persone sono arrivano a Torino, nelle grandi città. E un ultimo punto, poi mi taccio, è un po' quello che si intravede anche nel documentario, ovvero il tema in qualche modo dell'integrazione, dell'inserimento della sostenibilità economica. Ad un certo punto il rifugiato storico, no?
il Kurdistan. Inizio a dire, all'inizio qui ho trovato un luogo che rispondeva alle mie attese, ho trovato casa in qualche modo, lui l'ha trovato lì in questo contesto. Ho trovato lavoro, ho fatto famiglia, oggi invece la crisi mi interroga, mette in crisi, no? La mia permanenza qui mette in crisi quell'equilibrio che si era costruito. Ecco, oggi effettivamente, dopo, come dire, queste varie, tra virgolette, ondate migratorie, metto virgolette perché le abbiamo percepite così, le abbiamo vissute così, non è detto che dovessero essere vissute e percepite così, che abbiamo attraversato dal 2011 ad oggi, sono, per gli accordi che sono stati stipulati in questo momento, hanno uno stallo, diciamo, non sappiamo quanto lungo, quanto breve, e chi, come dire, come me, come tanti, oggi lavora nell'accoglienza, già da tempo si interroga sul dopo, cioè su quello che succederà nei territori, al termine di questo, che è un percorso che si è in qualche modo strutturato, ma che oggi pone delle domande di integrazione delle persone, di autonomia delle persone, di relazione nelle comunità, no? Di costruzione di rapporti che siano il più possibile, come dire, laici, piani e come dire, rispettosi delle differenze delle persone. Se mi sembra che ci siano due tipi di progetti che vertono su Riace, c'è un progetto SPRAR e un CAS per minori non accompagnati. In effetti questo mette anche in luce, secondo me, interessante la grande diversità delle tipologie di persone, come dicevi te, insomma a me ha colpito anche quella classe di minori egiziani che erano molto diversi, diciamo, da appunto il primo migrante che era arrivato, ma anche dalle famiglie dell'Africa occidentale. E ecco, forse questo è un elemento interessante, perché una diversità che implica progetti diversi e implica anche strumenti diversi. Forse uno dei problemi è quello che si prendono spesso strumenti uguali per, penso per esempio ai minori non accompagnati. Ma indubbiamente sì, perché da un lato personalmente credo che la migrazione abbia bisogno di competenze specialistiche, perché le persone effettivamente che abbiamo di fronte hanno dei profili molto diversi, cioè si passa dal minore straniero non accompagnato alla, come dire, alla persona che ha un percorso, un background molto simile a quelli di persone che abbiamo vicino a noi, con strumenti, con possibilità, che apprendono quindi rapidamente l'italiano, persone che arrivano da contesti rurali, persone analfabete, quindi c'è veramente una varietà. A persone con figli, giovani, meno giovani, cioè persone malate, quindi c'è una varietà effettivamente di situazioni, c'è una varietà di traiettorie e anche di migratorie, come dicevo prima, e anche di intenzionalità molto diverse, talvolta come dire, già definite, talvolta in fase di formazione. Noi stiamo, porto un esempio che per me è un'esperienza molto illuminante. Stiamo lavorando in una casa occupata dove vivono molte delle persone che sono uscite dalla prima ENA, no? Dall'emergenza nordafrica, quella del 2011, che si sono riversate in città. Ed è interessante, lavorando in questa casa, entrando in contatto con persone che sono, come dire, già un po' bruciate, è stata anche un po' bruciata dai percorsi migratori, dai percorsi di accoglienza, un po' tutti uguali, vedere anche però le differenze direttamente di storie, di volontà e di intenzionalità rispetto allo stare qui che si incontrano. C'è chi, come dicevo prima, ha l'interesse, diciamo, a vivere come vivrebbe un giovane, come dire, torinese, no, di 25 anni, c'è chi aspetta di potersi ricongiungere, c'è chi non ha nessuna intenzione di inserirsi ed è qui per cercare di, come dire, accumulare, no, anche un po' di reddito per poi eventualmente investirlo a casa. C'è chi vuole accumulare qui per cercare di sostenere familiari che a casa, che non ha intenzione di ricongiungere. C'è chi non è chiaro qual è la sua traiettoria qua, se vorrà stare in Italia, se si vorrà muovere in Europa. Quindi effettivamente anche nei progetti di accoglienza, al netto delle condizioni di arrivo delle persone, tenere conto di questi elementi sarebbe molto importante, il che richiederebbe forse anche un po', diciamo così, ripensare l'accoglienza e riportarla, come dicevo anche prima, un po' più sui servizi, perché il tema è anche un po' quello di rendere
i servizi forse più capaci, no, di affrontare anche questa varietà di situazioni, sostenendo chi è più fragile, vulnerabile in questa magari in una prima fase di accoglienza, ma anche invece lasciando liberi quelli che invece sono capaci, diciamo, e autonomi, di muoversi più liberamente rispetto a quelle che sono un po' le loro traiettorie. Accoglierei qualche domanda, sperando che nel frattempo si sia rotto un po' il ghiaccio. Insomma, sollevate dal documentario oppure dalle realtà più vicine? Accennavamo anche la scorsa volta al fatto che questi paesi si sono svuotati nel corso del tempo, e l'altra volta di fronte alla possibilità di ripopolare il paese con la Bulgaria, ci chiedevamo perché le persone che si fermano adesso, magari i migranti, dovrebbero fermarsi e a sua volta non andare via. Non lo so, ci sono dei progetti a riguardo? Cioè, perché i migranti che popolano quelli che si fermano permanentemente a Riace poi a loro volta non dovrebbero andare via? Questo è un nodo. Ma un po' come dicevo prima, c'è un duplice aspetto. Da un lato c'è, come dire, c'è la storia delle persone, no? Alcune a Riace, così come nei paesi delle valli montane che sono stati in parte oggetto di accoglienze anche importanti in questi anni, vorrebbero andarsene via il prima possibile da certi contesti perché non li sentono proprio. Cioè, rispetto a questo c'è tutto il dibattito, per esempio, di chi è montanaro per scelta, cioè i migranti sono montanari per scelta o sono montanari per forza, nel senso che, cioè, non so quanti, no? Non tutti hanno voglia e intenzione di rimanere. Quindi c'è un tema legato alle intenzionalità delle persone, c'è un tema legato alle risorse, nel senso che oggi il nodo, e Riace in qualche modo è riuscito a costruire utilizzando i fondi in modo anche creativo, direi, no? E di capire con quali risorse ci si ferma nei contesti, perché c'è un finanziamento, poi uno può giudicare più o meno insomma, adeguato per garantire l'accoglienza, ma quando finisce il tempo dell'accoglienza e quando c'è il riconoscimento, e poi tra l'altro nelle differenze che si applicano tra casse strade, perché i sistemi purtroppo, tranne le eccezioni, forse Torino è ancora già un'eccellenza in Italia, hanno dei funzionamenti differenti, poi le persone si trovano senza dei percorsi strutturati, dei programmi che li possano accompagnare anche con gradualità, anche con progressività, anche in un'ottica di, diciamo così, reciprocità e di responsabilità verso la realizzazione del proprio progetto o di insediamento, di inserimento oppure di movimento verso altre parti d'Europa. Quindi questo è un tema effettivamente. Cioè, oggi abbiamo un sistema che più o meno nelle sue imperfezioni si è consolidato per l'accoglienza, ma dopo è nulla se non degli interventi sporadici che nascono o dal terzo settore, variamente inteso, quindi fondazioni, parrocchie, cioè enti vari, laici, non, che si attivano, si autotassano, ma altrimenti il resto non esiste nulla, ecco. In effetti la maestra con un po' di tenerezza commentava: tanto poi vogliono tutte andarsene, cioè era anche lo sguardo decentrato di chi è nella provincia, cioè nelle sue parole, quando parlava della grande città di Milano, di Roma, c'era anche lo sguardo di chi è periferico, no? In queste sue parole. E però verrebbe da chiederci sulla sostenibilità anche delle grandi città, cioè adesso te lo riempio, perché voi lavorate a Torino e in altre realtà e conoscete anche le realtà, ma c'è anche appunto l'aspetto che poi le grandi città sono poi così sostenibili, o quali problematicità possono proporre queste? Ma dal mio punto di osservazione, quindi prendete anche un punto di osservazione esperienziale, ecco, non c'è dietro ricerca. Personalmente non vedo così grande sostenibilità nei grandi centri, ecco, benché siano magari, come dire, più vicini alle attese delle persone che migrano o agli immaginari, no? Anche che le persone si portano dietro, alle attese che hanno di poter più facilmente trovare lavoro, non offrono poi in realtà tutte quelle risorse, quelle opportunità che le persone cercano. Quello che offrono, questo è vero, è quegli spazi, come dire, di informalità e di
allora, illegalità, come dire, consentita, che oggi però rispondono ai bisogni reali, cioè se le persone occupano in questa, come è accaduto, come accade a Torino, come accade in altri grandi centri, e perché effettivamente nei grandi centri questo è più possibile, e lì oggi è l'autorisposta che le persone si stanno dando rispetto a dei problemi che non trovano una soluzione diversa. Quindi da un lato le città magari non rispondono ai loro bisogni di lavoro, rispondono ad altri bisogni di sopravvivenza, e di anche talvolta di costruzione di spazi anche di relazione, di socialità e di identità, perché il problema è anche che effettivamente c'è un problema di integrazione e di relazione, che oggi però in questa forma diventa poi emarginazione. D'altro canto, se uno guarda i territori, come dire, piccoli, effettivamente è vero, possono offrire di più in termini di relazioni dirette, perché forse è più facile poterle creare. Riace un po' ne un esempio, anche magari un po' edulcorato in alcuni momenti, non nel video, però effettivamente ne è un esempio. Possono offrire anche delle occasioni talvolta di solidarietà, di supporto, di inserimento, di accompagnamento alla transizione. Abbiamo visto tante esperienze, più nei piccoli centri che non nei grandi, magari di famiglie, singoli, associazioni che si sono poi ingaggiate su delle situazioni singole. D'altro canto però sì, tocca anche con mano un po' più di rigidità culturale, cioè c'è un po' più di lavoro da fare dal punto di vista culturale, perché l'attesa è che il migrante un po' si adatti a quello che tu ti aspetti che lui faccia dopo che tu hai fatto delle cose, no? Ed è anche un po' il dato, perdonatemi anche qua le approssimazioni, un po' più del contesto provinciale, che magari è un po' più chiuso e un po' più, come dire, orientato e settato, no? Sul suo mondo, che quindi si è già un po' meno scontrato con la diversità. Quindi ecco, diciamo che i migranti si muovono in un contesto assolutamente non facile, dove orientarsi e capire dove stanno anche le opportunità per poter costruire qualcosa con linearità e progressività è veramente complessissimo. Cioè, il dato oggi è che le persone in realtà è come se si muovessero, tranne chi ha grossi strumenti anche personali o incrocia delle opportunità, in un po' in modo circolare su di sé, ecco, ma non evolutivo, purtroppo involutivo. Vorrei chiedere, qual è il rapporto tra Ndrangheta e migranti, migrazione, mi è piaciuto in Calabria? Se c'è la... Non mi sento in grado assolutamente di rispondere, quindi non... Bypasso la domanda, perché non... non mi sento in grado. Posso... no. C'è chi l'ha studiato... Sicuramente la presenza, cioè pensiamo a tutto il lavoro in agricoltura, cioè pensando al sud si pensa al lavoro in agricoltura, mi viene da dire che la presenza dei migranti può, in alcuni casi, se pensiamo a Rosarno, può essere stato un attivatore di quantomeno ha fatto saltare degli equilibri. E se ci ricordiamo c'è stata una stagione in cui poi quello che ne è seguito, le leggi sul caporalato, insomma, tutta una serie di cose che sono riuscite ad attivare. Forse adesso quella stagione è un po' più, cioè è di nuovo purtroppo più in ombra. Tra l'altro i dati sulle condizioni del lavoro agricolo nel sud sono di nuovo molto allarmanti, non riguardano tra l'altro solo i migranti, ma riguardano anche il bracciantato italiano, quindi diciamo quella è una situazione, però diciamo c'è stato questo elemento in cui insomma la società civile è stata attivata dalla presenza dei migranti, che comunque insomma vengono vessati, e sicuramente un tema di grande interesse, cioè anche tutta la filiera della lavorazione dei prodotti agricoli e del... C'è stato un lavoro molto interessante, per esempio, sulla filiera del pomodoro, in cui si spiega che praticamente le persone che abbandonano vengono a lavorare, abbandonano campi in cui coltivano pomodori, vengono in Italia e vengono a fare in condizioni servili quello che... E poi tutto il legame tra i centri di accoglienza e il lavoro nero che c'è intorno, quindi quello è un tema che riguarda anche, tra l'altro, il nostro territorio. Sì. Sì, ecco, la criminalità organizzata, però il nesso tra economia sommersa, sfruttamento. Sì, ecco, gli elementi che riguardano più il rapporto tra migrazione e lavoro agricolo, su cui sì, qualcosa si può dire,
sono sicuramente che questa, la migrazione di questi anni, soprattutto quella successiva a come dire, all'umanitario che era stato un po' concesso erga omnes nel 2013, ma invece molti dei diniedi che sono arrivati progressivamente in questo tempo hanno effettivamente alimentato con situazioni di irregolarità anche ulteriormente il lavoro nero. Così come la situazione anche di alcuni migranti che avevano ottenuto lo status, che quindi hanno un titolo, hanno un permesso, hanno la possibilità quindi di lavorare e che però non hanno trovato altre forme, come dire, di collocazione e di integrazione, ha alimentato all'interno del mercato agricolo anche qui una conflittualità con i vecchi lavoranti, no? Con i vecchi braccianti, portando talvolta anche al ribasso, no? Le condizioni contrattuali delle persone o bypassandole direttamente. E l'altro elemento che emerge è proprio una, come dire, una filiera del lavoro agricolo che vede di nuovo in una, dentro una, come una cornice di emarginazione, evidentemente, le persone che escono dai progetti di accoglienza, che non hanno trovato altre strade di integrazione, che passano da Saluzzo e poi scendono al sud e fanno un pezzo di raccolta in Puglia e poi lo fanno in Basilicata e poi scendono in Calabria e poi passano nel Napoletano e poi ritornano a Saluzzo e così. E questo è il circolo, come dire, del lavoro che fanno, dove almeno per gli elementi che ho io, almeno per quanto riguarda Saluzzese, che è la zona del nord Italia un po' più specifica rispetto a questo, sembra però che fortunatamente per ora oggi lì i fenomeni di caporalato non si siano ancora sviluppati, anche per la natura di quel tessuto produttivo che, essendo, come dire, molto parcellizzato, molto piccolo, lavora molto sulla contrattazione personale, quindi in realtà è proprio un rapporto personale che si sviluppa tra come dire, l'agricoltore e il bracciante. Però, come sapete, anche dal punto di vista invece poi dell'integrazione del rapporto col territorio, invece la questione lì è molto grossa, perché lì è un tema che torna da anni, che trova invece poca soluzione, che racconta anche molto del rapporto tra comunità e migranti, ecco, che non è proprio questo unito che abbiamo visto qua, anzi, qui poi se avete notato è un unito dove nei momenti di festa però di migranti se ne vedono pochi, diciamo, molto come accade anche nei nostri contesti poi, no, di socialità. Ah, prima di tutto vorrei solo dire che io vengo dal piccolo paese della Val di Susa e mi sono molto riconosciuto in delle cose viste nel film, in quello che lei diceva prima, perché è vero, da quando c'è stato il progetto di microcredenza diffusa, dove tra l'altro la cooperativa Orso è tra i capofila, al di là di limiti culturali che ci possono essere, però è un progetto che funziona molto bene, per possa continuare e che ha dato anche nuova linfa ai nostri piccoli paesi. La mia domanda era più che altro se potete darci, se avete, informazioni in più sullo stato attuale di Riace, perché il film si ferma nel 2014, ma sappiamo che nell'ultimo periodo c'è stata una crisi di fondi che potrebbe portare alla non sostenibilità del progetto, e poi la recente notizia su Domenico Lucano, cui penso che sia una macchina del fango alle spalle, però volevo capire da voi se la vostra idea al riguardo, se ce l'avete. Scusa, volevo solo aggiungere una cosa che sarà importante, che molto dell'aspetto, come dire, anche positivo, spero riconosciuto anche da altri, di questa esperienza è anche legato alla cultura di quel territorio, cioè la cultura di un luogo che si è formata a prescindere, come dire, dalla migrazione, poi fa anche tanto nel momento in cui queste situazioni, i contesti cambiano. Chiudo la parentesi, perché non è una situazione che si riproduce tal quale in altri contesti. E questo dice del lavoro sulle comunità da fare, che è grosso. Non è la Valle Montana, sì, non è la Valle Montana, era tutta una storia, no? Dove anche probabilmente certi elementi politici si sono innestati più facilmente, hanno, come dire, fatto da fermento rispetto ad altro. Invece, rispetto alla situazione di Riace, quello che so è che le questioni sono due, diciamo. Da un lato c'è stato più recentemente un problema col Ministero, legato anche all'ampliamento del sistema SPRAR e quindi, come dire, anche un po' all'irrigidimento, ma anche per questioni di controllo, vista la mole di finanziamenti che arriva e tutti i problemi che ci sono stati sui CAS da parte del Ministero nei confronti dell'esperienza di Riace, perché su diciamo così tre temi. Uno, adesso entro magari in tecnicismi, però cercherò di essere rapida. Uno è la questione dei buoni pasto, nel senso che uno degli strumenti attraverso cui a Riace veniva viene ad oggi dato
il contributo per il vitto sono dei buoni pasto che le persone spendono all'interno, come fosse una moneta, come dire, del territoriale, del comune, spendono per poter acquistare dai, dai commercianti appunto i generi alimentari. Questo perché? Perché c'era un problema di accesso al finanziamento, nel senso che il Ministero non ti dà immediatamente, quando tu ottieni un progetto, il contributo. Il contributo ti arriva in percentuale e ti arriva a distanza di 6, 8, 9 mesi, diciamo, a seconda un po' del momento dell'andamento delle casse dello Stato in quel periodo. Per cui un comune come quello di Riace, che allora, un piccolo, cioè una situazione che non è il Nord Italia, ma è la Locride, con una difficoltà quindi di accesso al credito tramite le banche, e con questi tempi di esposizione economica, ha ricorso a questo strumento che permetteva alle persone, come dire, di accedere a, e di avere i beni in autonomia, un po' secondo la filosofia del progetto, e di definire con i commercianti, come dire, un accordo per cui vabbè, tu intanto prendi la carta moneta e quando arriva il contributo mi fai la fattura e io ti pago. Ecco. Questo il Ministero, diciamo, che rigidendo anche un po' i controlli ha iniziato a non percepirlo più come un meccanismo tanto virtuoso, ecco, nel senso che ha definito delle procedure più strette. E questo è un tema. L'altro tema è quello delle borse lavoro, nel senso che sono strumenti che conoscete, cioè sono contributi che vengono dati durante i tirocini formativi, l'inserimento lavorativo delle persone, che solitamente, ecco, poi sono regolate dalle leggi nazionali e regionali, ma l'elemento è che non vengono attivati dai comuni questo tipo di strumenti. Invece Riace, anche per animare, come dire, e per l'economia territoriale, per dare risorse ai rifugiati accolti sul territorio, per animare anche il sistema di botteghe che il progetto aveva, come dire, recuperato, no? Facendo anche leva, diciamo, sulle competenze pregresse delle persone, anche qui si sono fatti un po' di forzature, diciamo così, normative, e quindi si sono attivati questi tirocini pagati direttamente dal comune, come se, come dire, una serie di funzioni che dovrebbe svolgere un ente o che dovrebbero necessitare sul libero mercato vengano in qualche modo sostenute attraverso dei fondi pubblici. E questo è un altro elemento che il Ministero, rigidendo un po' i controlli e dovendo dare delle linee guida un po' più definite, ha messo un po' in discussione, il che vuol dire contributi non riconosciuti, cioè spese sostenute e soldi che non tornano. Il terzo elemento è un po' il tema della riduzione dei posti, perché sapete che c'è, insomma, dopo i problemi che ci sono stati rispetto agli, come dire, queste accoglienze squilibrate rispetto ai contesti, c'è stata la mitica circolare di Alfano dell'ottobre del 2016 che ha costruito la clausola di salvaguardia, che quindi ha definito un po' dei tetti massimi per i territori, per le accoglienze, e quindi territori come quello di Riace paradossalmente dovrebbero accogliere non 165 persone come accolgono oggi, ma 6 dentro questo. Per cui, immaginando, come dire, un equilibrio territoriale, l'ipotesi che a cui il comune e il progetto dovrebbe andare incontro è quella di una riduzione di posti. Tutti questi elementi hanno evidentemente messo un po' in crisi quel sistema, che probabilmente viaggiava in quel contesto un po' al limite, diciamo così, della legalità, ma non in termini di malutilizzo dei fondi, ma di utilizzo, mi verrebbe da dire, un po' creativo, ecco. E quindi, e questo è un primo elemento. Tenete conto che lo SPRAR, ma per la variabilità delle situazioni italiane e delle persone, diciamo, delle normative e poi delle situazioni delle persone, lavora molto, fino ad oggi ha lavorato molto sull'autorizzare spese anche particolari e sistemi di erogazione un po' particolari, proprio per consentire questo tipo di varietà e variabilità di situazioni. Certo che oggi questo sistema, che si va ingrandendo finalmente per certi aspetti, però chiede effettivamente più chiarezza, perché altrimenti diventa ingovernabile. A questo punto poi lì le malversazioni effettivamente sono possibili. Quindi questo è un po' l'impasse dal punto di vista del rapporto col Ministero. Poi c'è stato in questi giorni, allora, appunto, questo movimento della Procura della Locride, e su questo bisogna aspettare un attimo di capire, cioè se effettivamente c'è stato, come viene, perché la cosa più importante è concussione truffa, cioè quindi si tratta effettivamente di, come dire, appropriazione di risorse. Bisogna aspettare un attimo che la procura faccia il suo corso, poi su questo si possono fare varie ipotesi, cioè
che ci sia l'interesse a prendersi da parte di altri soggetti, di entrare dentro quello che è un mercato, perché l'accoglienza è anche un mercato, che ci sia l'interesse a fare, come dire, a mettere un po' in cattiva ombra un modello, no? Che per tanti aspetti sta provando a diventare prevalente, perché il Ministero comunque sta provando a spingere lo SPRAR, pensato come accoglienza diffusa, con una governance degli enti locali a discapito dei CAS. Insomma, poi le possibili interpretazioni sono tante, bisogna aspettare. Certo, sicuramente questo modello Riace ha acquisito una grande popolarità anche mediatica, se ne è parlato molto, quindi sono anche i rischi della grande visibilità, sì, secondo me, che si è portata dietro, come anche Lampedusa, cioè insomma questi casi che vengono molto sotto i riflettori. Credo che c'è ancora una sola osservazione, anche senza, spesso si sembra, anche senza proprio. No, solo tornando al film documentario, solo un'osservazione da cui però forse può nascere una riflessione sul modo di intendere l'integrazione. Ecco, mi riferivo a un contrasto che mi è parso anche buffo tra che invita le famiglie di migranti a pregare nella loro lingua e pregare il loro Dio, e dall'altra parte invece la maestra che insegna ai ragazzi a intonare insomma l'inno italiano. Mi è sembrato un contrasto buffo, però da cui magari può nascere qualche riflessione sul modo di intendere l'integrazione. Non so se poi magari è venuta una evoluzione della mia... No, anche io l'ho trovato, come dire... interessante e stimolante, nel senso che appunto cioè credo che una delle questioni sia proprio oggi fare un lavoro un po' di destrutturazione per capire un po' come ci si ricompone, ecco, nelle differenze. E questo esempio, no, dove per costruire una città, un modo di stare e di essere cittadini dei luoghi che probabilmente oggi non è scritto, ecco, no? Che va un pochettino inventato. Da questo punto di vista, secondo me, effettivamente la migrazione può essere una grande risorsa in questo momento, perché costringe in qualche modo a doverci confrontare con una diversità che oggi rispetto a una serie di temi, penso anche alla condivisione delle risorse, la ripartizione delle risorse, gli stili di vita, su cui fino ad oggi, come dire, si è trovato un aggiustamento, no? Oggi questa questione invece porta a doversi confrontare più seriamente su questi temi per evitare di essere, come dire, poi trainati su altre strade e su altri temi, no? Quindi pensare che si confligge o ci si può scontrare o si hanno visioni diverse perché si è di culture diverse, perché si è di religioni diverse, mentre forse le questioni sul piatto sono altre. Ed è vero che questo succede, dico con occasione della migrazione, perché questa capacità, come dire, catalizzante anche nel conflitto che oggi la migrazione ha, deve essere utilizzata per ritessere dei legami che in qualche modo si sono anche andati perdendo. Sono interessanti, secondo me, alcune esperienze che stanno nascendo in alcuni progetti, in alcuni contesti di equip, di comunità, ma che nascono a fianco dei migranti, ma poi che rimettono in pista risorse, pensieri, proposte di risoluzione di problemi che vivono i territori, o di tutor dell'integrazione. Vi porto un esempio banalissimo che un po' si allontana da quello che forse dicevi tu, ma che racconta un po' di come questo momento possa essere, in realtà la migrazione possa diventare l'elemento su cui ragionare su altri problemi che abbiamo, non su di cui dobbiamo trovare delle risposte insieme. L'esperienza di Parma, che è considerata una delle esperienze probabilmente più innovative italiane, dove dai progetti di accoglienza sono emerse dentro progettualità sviluppate con l'ASL delle proposte di servizi che oggi sono diventati a tutti gli effetti dei servizi all'interno delle ASL, dove ci sono dei mediatori che fanno una mediazione per l'accesso ai servizi sanitari del territorio.
Questa mediazione era nata in realtà per avvicinare i migranti che vivevano in quel contesto, innanzitutto i rifugiati, perché questi si era sviluppato un sistema SPA particolarmente complesso e articolato ai servizi sanitari. In realtà chi li sta usando di più sono gli anziani del territorio, che avevano difficoltà ad accedere, no, ai servizi. In realtà quindi una risposta che è stata trovata per un'esigenza che sembrava legata alla migrazione, in realtà ha raccolto un bisogno che arrivava anche da altre fasce della popolazione. Sì, quindi un incrocio interessante, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dei bisogni, sì, insomma, quotidiani, legati anche all'età, per esempio, al genere. Va bene, direi che insomma si è fatto tardi, sono 11:15, a meno che non ci siano altre domande, credo no. Ringraziamo Simona. Appuntamento giovedì prossimo, allora il 16 al campus ci sarà un seminario sui temi della mobilità all'interno dell'Europa e poi sempre qui alle 21 ci sarà, vedremo appunto gli italiani che vivono a Londra, le generazioni di italiani che vivono a Londra, come si sono realizzati e quali sogni hanno. Allora, prossimo giovedì, grazie.